C'era una volta Cenerentola. Anzi, no, c'è una storia come quella di Cenerentola, ma la ragazza si chiama Francesca. Francesca, invece di avere 3 sorellastre, ha 4 compagne di classe che, invece di farle fare tutti i lavori di casa, si divertono a prenderla in giro sui social network. Un giorno Francesca, a scuola, stanca di essere sempre presa di mira, non ce la fa più e scappa in bagno piangendo. Correndo nel corridoio, con gli occhi pieni di lacrime, si scontra con Gabriele. Gabriele è dispiaciuto di vederla così triste e per tirarle sul morale la invita alla festa della scuola. Francesca, rincuorata, torna in classe e posta su Instagram una storia con l'invito alla festa che le ha inviato Gabriele, corredato da tanti cuoricini. Le sue compagne di classe, appena se ne accorgono, accedate dall'invidia, creano un falso profilo con la foto di Gabriele e dicono a Francesca che la festa è stata annullata. Lei, naturalmente, ci rimane molto male, ma siccome la prendono tutti in giro, non osa chiedere niente a nessuno. All'uscita da scuola, la bidella, vedendo Francesca nuovamente triste, le chiede il motivo. Scoperto l'inganno, le dice che la festa invece si svolgerà normalmente. Bisogna andare con la mascherina, ma intanto è la festa di carnevale. Il giorno dopo Francesca arriva alla festa e trova Gabriele circondato dalle sue compagne di classe. Vorrebbe andare da loro e fare una scenata, ma per quanto sia arrabbiata non riesce a muoversi. Provate voi ad essere sempre presi in giro. Non è facile trovare la forza di reagire. Gabriele, girandosi, si accorge di Francesca, proprio mentre scappa via. Lui le corre dietro, ma non riesce a raggiungerla perché le compagne lo trattengono per un braccio. Gabriele però non riesce a togliersi dalla testa le lacrime di Francesca. Si chiede cosa la tormenti così tanto. Si mette nei suoi panni e si rattrista un pochino, cambiando espressione. Le compagne, credendo di fare le simpatiche, gli dicono che sono loro ad averle detto che la festa era stata annullata. Di aver addirittura fatto un finto profilo con il suo nome, ma così tanto per scherzare. Gli dicono che Francesca è una sfigata, che la prendono tutti in giro e che non vale la pena perdere tempo con una così poco popolare. Gabriele guarda di malo modo le ragazze, disgustato, si gira e va a cercare Francesca, approfittando del silenzio dovuto alle poche persone in giro a causa del lockdown. Sente un pianto provenire da lontano, lo segue. Trova così Francesca, si parlano, si capiscono, sorridono e... La storia secondo voi come finisce? Fatela pure finire come volete, l'importante è aver imparato la morale. Ad esempio abbiamo imparato che a essere prepotenti anche sul web si rimane soli poi. Abbiamo imparato che se uno viene preso in giro soffre e può non avere più forza di reagire. Abbiamo imparato che se stiamo attenti ci accorgiamo se qualcuno sta male possiamo aiutarlo. Sii un eroe, accorgiti e aiuta.